Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Pescara, dove il NURSIN, del sindacato degli infermieri, è sceso in piazza per ricordare le vittime del Covid fra il personale sanitario, ma anche per chiedere che la professionalità degli infermieri venga rispettata. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Gli infermieri scendono in piazza, cartelloni, fiori e bandiere del NURSIN, del sindacato di categoria, per ricordare coloro che sono morti combattendo il virus. In primo luogo siamo qui per ricordare, per non dimenticare, quindi per onorare tutti gli operatori sanitari, tra cui anche gli infermieri, che sono stati contagiati e purtroppo sono deceduti durante l'emergenza Covid. Non dimentichiamo che in Italia ci sono stati 40 deceduti tra gli infermieri, di cui anche uno in Abruzzo. Abbiamo avuto anche 2-3 suicidi, perché il peso di questa emergenza è stata tanta e gli strascichi psicologici ci sono ancora. Quindi siamo scesi qui per quindi urlare a tutti, al governo, alla regione, di non dimenticarci, perché in questi mesi siamo stati osannati, siamo stati elogiati, gli applausi dei balconi. Ora però dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Da Piazza Alessandrini a Pescara, davanti all'assessorato alla sanità, gli infermieri chiedono che la regione adesso non si dimentichi di loro. La regione può investire sul personale, dobbiamo in ogni modo trovare le risorse per poter reinvestire sul personale e dedicare le risorse che sono assegnate al personale per le assunzioni, perché i nostri ospedali stanno soffrendo ormai da troppi anni per le carenze di personale, continuano ad aprire servizi ma il personale è sempre lo stesso, quindi siamo in una grandissima difficoltà. Da un punto di vista di riconoscimento economico sappiamo che purtroppo le risorse che la nostra regione, sulle quali la nostra regione può contare, sono sempre molto risicate, visto che siamo ancora in piano di rientro, e quindi ci auguriamo e auspichiamo che ci sia un'equa distribuzione di queste risorse e che tutti possano avere riconosciuto quello che è stato l'impegno e la professionalità dimostrata in questo periodo. In questi mesi d'emergenza medici e infermieri sono stati chiamati eroi o addirittura angeli, ma sono dei professionisti e come tali vanno tutelati. Questa emergenza ha portato in risalto appunto questi aspetti, quelli della professionalità che non è mai venuta a mancare da parte dei colleghi infermieri, ma anche quello che è arrivato il momento forse più propizio per le giuste recriminazioni. Noi infermieri vogliamo essere presenti su tutti i tavoli decisionali essere sempre inclusi in quello che è la struttura e l'organizzazione dell'ambito sanitario, perché la figura infermieristica ha ancora una volta dimostrato di essere a dir poco essenziale. Adesso la politica. Ieri la visita del segretario della Lega Matteo Salvini all'Aquila in occasione anche dell'inaugurazione di una nuova sede del partito nel capoluogo di regione, ed oggi andiamo ad ascoltare il segretario regionale del Carroccio, Luigi Deramo, che raccoglie l'invito e l'esortazione di Salvini ad essere i protagonisti della prossima campagna elettorale nel centrodestra per quanto riguarda le amministrative. Deramo così lancia le candidature leghiste a sindaco di Chieti ed Avezzano, un avviso agli alleati affinché facciano quello che in passato il Carroccio ha fatto con loro, appoggiando gli uomini della coalizione. Sentiamo l'intervista a Luigi Deramo. Io credo che il primo partito della coalizione in Italia, in Abruzzo e nella quasi totalità delle città abruzzesi abbia innanzitutto il dovere ma anche la responsabilità di offrire alla coalizione quelli che ritiene i migliori candidati. Credo che Fabrizio Di Stefano, che è già stato presentato mesi fa a Chieti come candidato, rappresenti una colonna stabile e solida per il rilancio della città di Chieti, per la costruzione di una delle coalizioni più forti che a Chieti si sia mai presentata prima. È un uomo di grande esperienza, è stato consigliere regionale, è stato parlamentare più volte, quindi l'uomo giusto per una delle città che riteniamo strategiche nello sviluppo complessivo politico-economico dell'Abruzzo intero. E poi c'è la città di Avezzano, che
è una città importante, che è un crocevia di interessi sani, positivi. C'è una realtà imprenditoriale molto importante, c'è una condizione politica che deve essere evidentemente riportata ad una situazione di equilibrio, ed è una città che riteniamo fondamentale per lo sviluppo della provincia dell'Aquila, per l'intera regione Abruzzo. E anche in questo caso credo che la Lega abbia uomini e donne da poter offrire alla coalizione per un ragionamento di sintesi e soprattutto per guidare la coalizione alla vittoria. Credo che la figura di Tiziano Genovesi, che è anche il segretario provinciale della Lega della provincia dell'Aquila, abbia tutte le caratteristiche per garantire questo appuntamento elettorale importante. È un politico navigato, anche se giovane, è un imprenditore che si è fatto da sé, rappresenta il volto nuovo della politica, e quindi credo che su di lui si possa costruire un grande progetto di vittoria. Esiste il rischio che la Lega possa correre anche da sola? No, io reputo che l'unione e l'unità del centrodestra sia un valore. Credo anche e soprattutto che l'elettorato del centrodestra voglia il centrodestra unito, quindi noi che siamo il primo partito abbiamo anche la responsabilità di fare del tutto, qualora se ne dovesse presentare la situazione, e non è questo il caso, di tenere unita la coalizione. Il centrodestra vince se unito, il centrodestra vince nel momento in cui ognuno ha quella dose di intelligenza e di responsabilità che offre all'elettorato. Seduta della Commissione regionale sanità infuocata questa mattina all'Aquila, la riapertura dei punti di primo intervento marsicani resta incerta, anche se ci sono le rassicurazioni del Presidente della Commissione Quaglieri. Sentiamo il servizio. Le istanze presentate hanno avuto accoglimento e soprattutto hanno avuto garanzie e rassicurazioni sia dal governo regionale che dal manager test nella riapertura H24 dei presidi di pronto soccorso sia di Pescina che di Tagliacozzo, che verranno riaperti, questo è sicuro. I tempi sono brevissimi, c'è una ricognizione da parte del manager per reclutare le forze in campo. Non c'è ancora una data certa rispetto alla riapertura dei punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo. Questa mattina la Commissione Sanità, convocata dal Presidente Mario Quaglieri, ha discusso la situazione della rete emergenza-urgenza marsicana, che nel dopo Covid resta monca di una parte importante che rischia di mandare al collasso soprattutto l'ospedale di Avezzano. I sindaci del territorio, come spiega il primo cittadino di Santa Maria e Lorenzo Berardinetti, avevano chiesto un confronto con l'assessore alla sanità Verì e con il Presidente Marsilio, che però non c'è mai stato. Auspicano comunque che i PPI tornino operativi al più presto. Insieme, tutti i sindaci, abbiamo chiesto l'audizione sia al Presidente Quaglieri che al Simone Girosanti. Ovviamente abbiamo chiesto sia alla Verì sia a Marsilio un incontro, ma non abbiamo mai ricevuto l'assenso per questo incontro. Sulla stessa linea il sindaco di Pescina Stefano Giulianella, che critica l'assenza dei vertici del governo regionale. Gradivamo la presenza, l'abbiamo richiesta con due note dell'onorevole presidente Marsilio e dell'assessore Verì, che purtroppo non sono presenti in sede di commissione, non lo sono nonostante ci sia un consiglio regionale che sta iniziando, e quindi la loro assenza, insomma, mi sa tanto di disinteresse per una problematica che non il sindaco di Pescina, non il sindaco di Tagliacozzo, ma 120.000 abitanti stanno sollevando. Tra l'altro abbiamo raccolto più di 11.500 firme. Duro anche il commento di Marianna Scoccia dell'UDC, che aveva chiesto la riapertura dei PPI H24. Nel momento in cui ha parlato il direttore Testa, ha detto che per il momento non ci sarà nessuna riapertura dei presidi di Pescina e Tagliacozzo. Dall'opposizione continuano a piovere critiche alla giunta Marsilio. Sara Marcozzi, capogruppo Pentastellata, attacca anche la narrazione propagandistica fatta da Matteo Salvini nella giornata di ieri, quando è arrivato all'Aquila per inaugurare la nuova sede della Lega nel capoluogo di regione. Ieri abbiamo visto una visita di Salvini e un racconto di Salvini che ci racconta una realtà parallela rispetto a quello che avviene nella nostra regione. Salvini ci parla di
quanto sia efficiente Regione Abruzzo, di quanto il governo regionale sia gradito. In realtà forse non gli hanno raccontato a Salvini che la legge approvata da questo Consiglio regionale, voluta dalla maggioranza, è priva di coperture, per cui nessun aiuto o quasi arriverà in favore degli abruzzesi. Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico, attacca invece sulla pace legale e il condono che riguarda in particolare la sanità privata. La legge Cura Abruzzo è stata appena impugnata dal Consiglio dei Ministri. Concepiscono una norma per far arrivare 162 milioni di richieste transattive, di cui quasi 110 sulla sanità, e che sarebbero andati a sottrazione delle prestazioni di cura per quanto riguarda le persone, per i tempi d'attesa, per tutte le prestazioni sanitarie che riguardano questa regione. Una sottrazione secca al Fondo Sanitario Regionale, una vera e propria vergogna per la quale abbiamo fatto denuncia presso tutti gli organi, anche la Procura della Corte dei Conti, e ovviamente il MEF ci ha dato ragione. Oggi Marsilio di fatto presenta un disegno di legge abrogativo che dà ragione a noi della battaglia fatta. E il nostro consueto collegamento oggi si occupa della FIRA, lo vedete collegato il presidente della FIRA, Alessandro Felizzi, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Linea a Giuseppe Dintino, buon pomeriggio anche a te. Sì, buongiorno da Pescara. Come dicevi, quest'oggi siamo ospiti di Alessandro Felizzi, presidente della FIRA, la finanziaria della Regione Abruzzo. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità. Innanzitutto avete recentemente approvato il bilancio che si chiude inutile. Sì, non accadeva dal 2013 questo, oggi è potuto accadere. È potuto accadere perché in questi 4 anni abbiamo fatto un lavoro certosino di rifondazione, di ricostituzione, di rigenerazione della società, cambiando completamente le procedure di acquisto, cambiando completamente le evidenze pubbliche necessarie e quindi introducendo elementi di trasparenza nella scelta dei fornitori. Pensi che questo ha consentito un risparmio di spesa generale per servizi e per consulenze esterne del 75% dal 2015 al 2019. Un risultato quindi molto importante. Siamo stati molto attenti, molto oculati, molto decisi su questo fronte e poi abbiamo cercato tutte le risorse necessarie per poter contribuire all'aspetto reddituale, quindi ai ricavi di questa società. Lo abbiamo fatto con molta attenzione, lo abbiamo fatto in completo accordo con l'assessorato allo sviluppo economico, che ha avuto sempre cuore e orecchie aperte per ascoltarci e quindi per assecondare e per sviluppare ulteriormente la nostra linea di risanamento e di rilancio della società. E a proposito di cambiamenti, è un po' di tempo che si parla di un altro cambiamento all'orizzonte, quello che prevederebbe la fusione tra la FIRA e Abruzzo Sviluppo, così da creare, mi passi il termine, una sorta di banca che possa così anche fare credito alle piccole e medie imprese in questo momento post-emergenziale. Anche qui è stato un processo che noi abbiamo spinto tantissimo, come FIRA abbiamo voluto profondamente e anche qui abbiamo trovato l'assessore allo sviluppo economico molto disponibile e molto pronto a raccogliere la sfida. È un procedimento, è un processo oramai ineluttabile, importantissimo per 3 ordini di ragioni. Il primo perché diciamo, restituisce un quadro di razionalizzazione nelle partecipazioni della Regione Abruzzo, eliminando un dualismo oramai inutile e anacronistico. Il secondo perché consente un risparmio di 200.000 euro l'anno immediatamente di spese generali e per servizi rispetto a quanto si spende oggi sommando i costi delle due società. E in terzo luogo perché, come diceva lei, costituiamo un nuovo veicolo, un hub per lo sviluppo della Regione Abruzzo, una società in grado professionalmente di poter accompagnare il rapporto tra imprese, pubblico e sistema bancario e quindi per mettere a terra tutte quelle iniziative importanti che la Regione intenderà promuovere nei prossimi tempi finalizzate allo sviluppo del nostro territorio. Perché ciò che manca dopo il periodo di lockdown è la liquidità. In questo momento è assolutamente una priorità essenziale per tutte le imprese, soprattutto per le micro e piccole imprese. Già esistono 2 provvedimenti regionali che vanno in questo senso e la FIRA sarà protagonista anche nell'accompagnamento di alcune misure contenute in questi decreti. Quello che però noi dobbiamo guardare è il futuro e quindi non solo al semplice contributo, diciamo così, assistenzialistico e di sostegno, che pure è importante per le famiglie e per le piccole imprese, ma soprattutto dobbiamo guardare alla politica di investimento che dà respiro
respiro, che dà occupazione, che darà stabilità rispetto a un momento di crisi come questo. Quindi spero che nelle prossime settimane potremo vedere anche misure finalizzate proprio agli investimenti e quindi al recupero di quella produttività che si è persa in questi mesi. Cosa manca per portare a compimento la fusione tra la FIRA e Abruzzo Sviluppo? È un procedimento che noi abbiamo sottoposto allo sviluppo economico, è un procedimento che oramai è partito anche grazie a una delibera di giunta e quindi oramai sostanzialmente nulla. Mancheranno solamente gli atti prodromici, quelli previsti dal nostro codice civile di diritto societario, che consentiranno alle due società di giungere a una fusione per incorporazione di FIRA, o meglio di Abruzzo Sviluppo in FIRA, secondo le regole codicistiche. Quindi il processo è segnato, oramai è ineluttabile e credo che sia oramai inarrestabile. Linea allo studio per eventuali domande. No, grazie Giuseppe, non ho domande, è stato molto chiaro il presidente Felizzi, che ringrazio ancora per essere stato ospite del nostro telegiornale, a cui auguro grazie chiaramente buon lavoro. Grazie ad entrambi per questo collegamento, noi andiamo avanti con il nostro giornale, ci occupiamo adesso della cronaca. Effettuata l'autopsia sul corpo di Cesidio Cocco, il pensionato morto sabato scorso a Brittoli, per l'uomo fatale un colpo sulla parte anteriore della testa, il servizio di Stefano Recanati. Trauma cranico contusivo nella parte anteriore della testa. E questa la prima risultanza emersa dall'autopsia effettuata nella giornata di ieri dall'anatomopatologo Ildo Polidoro presso l'ospedale di Pescara sul corpo di Cesidio Cocco, il 74enne imprenditore edile in pensione morto sabato scorso nella sua casa in contrada San Giuseppe a Brittoli durante la colluttazione avvenuta al culmine di un litigio familiare. Lite iniziata con la moglie Cleonice, ora ricoverata presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara dopo essere stata colpita ripetutamente e proseguita. Seguita poi con il figlio Massimo, intervenuto nell'abitazione dei genitori per difendere la madre. Dunque, dai primi riscontri, non sembra esserci stato accanimento sul corpo del pensionato, vista la totale assenza di lesioni interne. Per questo appare essere confermata la versione del 47enne, il quale ha raccontato sin da subito agli inquirenti di aver usato una sedia per colpire il padre. Adesso Massimo Cocco, in stato di libertà, è accusato di omicidio aggravato dal grado di parentela, in attesa della decisione del PM Papalia, che potrebbe valutare la causa del gesto come legittima difesa per sé e per la madre. Intanto l'anatomopatologo, provvedendo ai consueti rilievi istologici, si è riservato ulteriori 60 giorni per altri risultati. Un autotrasportatore rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una porta scorrevole uscita dal binario guida in un magazzino della MA di Atessa, in provincia di Chieti, l'azienda che si occupa dell'indotto della Sevel nell'area industriale della Val di Sangro. L'incidente è avvenuto attorno alle 8:45 di questa mattina, quando l'uomo, un 43enne di Potenza, si accingeva a scaricare nel magazzino parti meccaniche per la produzione del furgone Ducato. Per liberarlo dal peso della porta è stato utilizzato un carrello elevatore. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Atessa, coordinati dal capitano Alfonso Venturi, che hanno posto sotto sequestro la porta di circa 4 metri e mezzo di base. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Chieti, dove è ricoverato in prognosi riservata per un politrauma da schiacciamento. Andiamo a Teramo adesso, l'amministrazione comunale fa appello al buonsenso di operatori e cittadini per impedire che la movida serale degeneri. Atteggiamento intransigente invece rispetto al consumo di alcol tra minorenni e agli atti di vandalismo. Forze dell'ordine che sono allertate. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. La movida a Teramo è fuori controllo? Non proprio, forse fracassona e disordinata, ma comunque sotto stretta osservazione. Se una preoccupazione esiste, riguarda il consumo di alcol tra i minorenni, il vandalismo e l'indisciplina dei giovanissimi, un fenomeno sociale già evidenziato da tempo e che il sindaco D'Alberto intende contrastare con ogni mezzo. Sulla movida serale in città, il richiamo dell'amministrazione comunale è al buonsenso di tutti, operatori e cittadini, per un sereno cammino di ripresa condiviso. Un giovane assessore come lei, cosa ne pensa di questa movida teramana così un po' maleducata?
Innanzitutto io credo che la cosa più corretta da fare sia quella di ringraziare tutti quanti i nostri concittadini, a prescindere dalla fascia generazionale, per l'impegno e per l'atteggiamento coscienzioso che hanno avuto durante questa emergenza e che ci consentirà di uscire il più presto da una situazione emergenziale. È ovvio che nel momento in cui si è riaperto tutto si sono create determinate situazioni, determinate condizioni che vanno monitorate, vanno controllate e laddove si eccede vanno evidentemente sanzionate. Noi come amministrazione stiamo facendo la nostra parte, gli esercizi commerciali, i bar, i ristoranti del territorio, che comunque vanno ringraziati anche loro, stanno facendo di tutto per tenere sotto controllo. È ovvio che si tratta di andare a colpire lì dove ci sono evidentemente degli eccessi. Cosa farete per controllare questi eccessi? L'assessore Verna con la Polizia Municipale e il Sindaco stanno mettendo in campo tutte quante le azioni necessarie per far sì che vi sia un controllo del territorio e per evitare appunto gli eccessi di cui parlavamo prima, così come lo stesso assessore Filipponi sta monitorando in qualche modo quello che è il compito delle attività commerciali negli spazi che abbiamo loro concesso, perché siamo stati la prima amministrazione a raddoppiare, a concedere maggior suolo pubblico agli esercizi commerciali proprio per consentire di far svolgere le attività nel rispetto della normativa e del distanziamento sociale del Covid. Ora si tratta semplicemente di applicare il buon senso da parte di tutti quanti i soggetti, quindi da parte dell'amministrazione un'attività di controllo, degli esercizi commerciali lo stesso, da parte dei cittadini in qualche modo stare nel novero di quelle che sono le attività consentite nel rispetto della normativa del distanziamento sociale. Adesso un'altra notizia di cronaca: un auto articolato contenente materiale plastico è andato a fuoco poco prima delle 11.30 e vediamo proprio le immagini che hanno girato i vigili del fuoco sull'autostrada A14 al chilometro 315 in carreggiata sud nel comune di Martinsicuro. Le fiamme si sono sviluppate a bordo del veicolo pesante condotto da un autista di origini macedoni. L'autista del mezzo, accortosi della presenza delle fiamme a bordo, ha fermato il tir sulla corsia d'emergenza per poi scendere dall'abitacolo e mettersi al sicuro. A seguito dell'incendio si è sviluppata un'alta colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza. Per spegnere l'incendio i vigili del fuoco hanno utilizzato degli idranti per la produzione di schiuma con cui è stato coperto tutto il materiale bruciato. Il traffico autostradale è stato interrotto sulla carreggiata sud durante le operazioni di spegnimento. Sul posto è intervenuta la polizia autostradale per regolare il traffico. Inoltre è stato richiesto l'intervento di ARTA per rilevare eventuali situazioni di inquinamento ambientale. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale, adesso passiamo allo sport. Ospite ieri sera della trasmissione Replay condotta da Enrico Rocchi, nei nostri studi il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha rivelato in anteprima di aver raggiunto un accordo con i suoi tesserati per la riduzione dei compensi. Il numero uno del Delfino ha anche parlato del futuro del tecnico Legrottaglie e di quello di Tumminello. Sentiamo il servizio. Io è una notizia che ancora non diamo, adesso ve la do così in anteprima. Noi abbiamo raggiunto un accordo con i tesserati, con i giocatori, per il taglio degli stipendi, degli emolumenti, e io li devo ringraziare tutti perché ho avuto solo il modo di dire che cosa volevo fare io e non c'è stato un solo giocatore che mi avesse detto, soprattutto dei più grandi, che poi sapete bene che sono quelli che poi si portano dietro tutto il resto, non c'è stato un solo giocatore, un solo procuratore in Italia che mi abbia creato un problema. Quindi, questo più merito della società o più merito anche del gruppo ragazzi? No, sto dando merito al gruppo ragazzi, ma di conseguenza do merito alla società perché certo, evidentemente è credibile. Sono riuscito a fare un accordo con loro sulla base della mia parola, cioè abbiamo diviso gli stipendi in due, ma io ho dato la mia parola che nel caso in cui si finisse il campionato e la società recuperasse una parte degli introiti persi, quegli introiti verranno ributtati su di loro e quindi evidentemente invece di perdere due stipendi magari ne perderanno uno e mezzo o magari uno.
ma tutto questo sulla base della mia parola. Quindi un grazie ai ragazzi che sono stati fantastici, ma a partire dal capitano per proseguire con tutti indistintamente, e anche i procuratori, perché evidentemente se hai credibilità qualcuno ti può far spendere una parola, se non ce l'hai non servono nemmeno i contratti scritti. L'allenatore oggi del Pescara si chiama Nicola Legrottaglie e lui sa che ha tutta la nostra fiducia. E la squadra segue molto bene l'allenatore, quindi lui sa che come tutti i professionisti in questo settore le conferme si giocano sul campo, quindi se lui farà bene perché no? È chiaro che tutto viene dal campo, ma anche i giocatori che hanno voglia di magari rimanere a Pescara, di vedersi prolungare un contratto, tutto dipende dal campo. Loro mi conoscono, sanno che con me ci mettono un minuto e mezzo a trovare qualsiasi tipo di accordo, però chiaramente nel calcio contano i risultati e conta quello che fai sul campo. Io oggi, se devo dare un mio parere su Nicola Legrottaglie, sono molto soddisfatto, per cui perché no? E Tuminello invece? Mi spiace molto per quello che gli è risuccesso a questo ragazzo, che evidentemente non è granché fortunato. Vediamo che cosa è un giocatore, voi sapete, noi ci avevamo puntato moltissimo su di lui, quindi, ed era nelle nostre intenzioni oggi di cercare di trattenerlo a Pescara. È chiaro che se dovesse tornare a giocare nei tempi giusti questo discorso rimarrebbe aperto, se dovesse purtroppo rifarsi un'altra operazione. Ecco, la domanda fresca, un problema. Nel Consiglio federale di ieri è stata decisa la ripartenza dei campionati, ma il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha anche annunciato un rafforzamento dei controlli per le società rispetto alle misure anti-Covid. Ascoltiamo un estratto della sua intervista. Sperate in un ammorbidimento della quarantena? È una speranza, siamo convinti che dobbiamo avere un confronto molto serrato nei prossimi giorni con il ministro Spadafore, il ministro Speranza e il nostro CTS. Io non so se sarà possibile ammorbidire, attenuare la quarantena, riteniamo che ci possono essere però delle condizioni che comunque non impediscono al nostro campionato di andare avanti. Un'altra notizia importante oggi, molto importante, oltre ad aver istituito quel pool, come sapete, che è coordinato dal procuratore federale Chinè in collaborazione con i nostri medici dell'antidoping, un pool che oggi è stato rafforzato con l'inserimento di ulteriori 31 collaboratori della procura federale per controllare l'applicazione rispetto del protocollo così come è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico. Sono previste delle sanzioni che vanno dalla multa per lievi sanzioni, punti di penalizzazione per quelle leggermente più gravi, fino all'esclusione dal campionato, quindi posizionamento all'ultimo posto della classifica nel caso in cui ci dovesse essere un atteggiamento che va addirittura ad alterare il risultato sportivo. E dunque i campionati di A e B ripartono, anche quello di Lega Pro, che tuttavia vedrà in campo solo la parte relativa a playoff e playout. Verdetti anche in Serie D, le prime salgono, le ultime comprese Chieti ed Avezzano retrocedono in Eccellenza. Il servizio di Andrea Costantini. Playoff e playout come piano B, l'algoritmo piano C. Per la Lega Pro si torna in campo con playoff e playout. In Serie D, recepite in toto le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, sospeso il campionato di Serie A femminile. In estrema sintesi sono questi i verdetti espressi dal Consiglio federale odierno. In sostanza, in Serie A e Serie B, se a causa di un peggioramento della curva epidemiologica o a causa del verificarsi dei casi di positività non si riuscisse a portare a termine la stagione come da calendario, il Consiglio federale farà ricorso a playoff e playout con modalità da stabilire in quella sede. Se neanche coi playoff e playout si riuscisse a portare a termine la stagione, in particolare entro il 20 di agosto, si cristallizzerà la classifica al momento della sospensione con l'applicazione dei criteri correttivi. In particolare per la Serie B la stagione regolare riprenderà il 20 giugno per concludersi il 2 agosto e poi dal 4 al 20 di agosto si disputeranno playoff e playout con le date di riferimento come da formato originario. In caso di
possibilità di chiudere regolarmente il campionato, si passerebbe ad una fase playoff definita dal Consiglio federale, tenendo fuori squadre che hanno ottenuto verdetti matematici già maturati con le partite nel frattempo disputate. In caso negativo sarà la classifica cristallizzata e corretta a dare i verdetti, le prime tre in Serie A, le ultime quattro in Serie C. E circa la Serie C, il Consiglio federale ha ratificato la promozione in cadetteria delle squadre in vetta nei tre gironi. Fanno festa Monza, Vicenza e Regina. La quarta squadra sarà definita tramite playoff, cui accedono le squadre classificate dal secondo al decimo posto nei tre raggruppamenti. Data d'inizio il 5 luglio. Il 28 giugno la finale della Coppa Italia di Serie C tra Juventus Under 23 e Ternana, il cui esito è atteso dal Teramo. In caso di vittoria delle Fere, il 5 luglio i biancorossi ospiterebbero la Virtus Francavilla al Bonolis. In caso di successo bianconero, trasferta a Catanzaro. Ufficiali le retrocessioni di Gozzano, Rieti e Rimini. Le altre sei retrocessioni usciranno dai play-out. Rientrano in gioco Rende e Bisceglie, che si giocheranno la salvezza sul campo contro Picerno e Sicula Leonzio. In Serie D, come detto, recepite in toto le proposte del direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in riferimento alle classifiche delineate al momento della sospensione. Promosse le prime della classe dei nove gironi, retrocesse le ultime quattro dei rispettivi raggruppamenti. Nel girone F festeggia il Matelica, che approda per la prima volta in Serie C. Retrocedono le abruzzesi Chieti ed Avezzano, oltre alle marchigiane Jesina e San Giustese. Ma la vicenda quasi certamente non è finita. Toni forti quelli usati dal presidente dell'Avezzano Gianni Paris in una nota diffusa su Facebook. Gravina entra nella storia in negativo, ha detto il numero uno biancoverde. Decisione assurda, proveremo a far ricorso alla giustizia sportiva, e il TAR è un'altra possibile soluzione. Sono le 14:31, termina qui l'edizione giorno del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19 da parte mia. L'augurio di una buona giornata.